Ad Ancona un 21enne travolto e ucciso da un'autocisterna al Furlo, un'auto tampona un camion e poi si schianta contro un altro mezzo pesante, anziano trasportato al Torrette di Ancona. Il metallo che vale più dell'oro, ladri di marmitte in azione a Sassonia di Fano, il colpo costa alla vittima quasi 3.000 euro. Momenti istituzionali, fuochi d'artificio e proiezioni, grande successo a Fano per la Festa del Mare, il vescovo Trasarti ha annunciato il suo pensionamento, sarà il suo ultimo anno da presule. Fano città marinara, ecco il viaggio alla scoperta del mare e della pesca locale, un percorso in 8 tappe grazie ai totem informativi con video, immagini e interviste consultabili mediante un QR code. Birra, musica, cultura e Dalo Gastronomia dal 12 al 16 agosto torna tra conferme e novità l'evento Birra d'Augusto che si sposta nelle zone antistanti alla Rocca Malatestiana di Fano. Festival Olimpico della Gioventù Europea, Alice Pagliarini torna a Fano con 2 medaglie d'oro, l'atleta sedicenne ricevuta in comune dall'assessore allo sport, dal preside e dagli insegnanti del suo liceo. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con la tragedia che si è consumata ad Ancona, in via Marconi, dove un ragazzo somalo di 21 anni è stato travolto e ucciso da un'autocisterna mentre si trovava di fianco a una fermata dell'autobus. Secondo una prima ricostruzione, il giovane richiedente asilo sarebbe stato agganciato lateralmente dal camion in transito che l'avrebbe trascinato per alcuni metri. Il conducente non si sarebbe accorto di aver investito il ragazzo. Purtroppo il 21enne è morto per le gravi ferite riportate. La polizia locale sta eseguendo tutti i rilievi del caso e sta acquisendo testimonianze per verificare la dinamica dell'incidente. La tragedia ci lascia attoniti, ha scritto il primo cittadino Valeria Mancinelli su Facebook. Come sindaco e a nome della città di Ancona, ha aggiunto, esprimo un dolore profondo per la giovane vittima la cui vita in un attimo è stata spazzata via. Un altro grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10 all'interno della galleria del Furlo, dove un'auto, una Dacia Duster, ha prima tamponato un camion per poi finire nell'altra corsia dove si è schiantata frontalmente con un altro camion che si stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. Alla guida della vettura c'era un anziano ultra ottantenne rimasto bloccato nelle lamiere. È stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Cagli e poi affidato alle cure dei sanitari. L'uomo è stato trasportato dalle ambulanza al Torrette di Ancona, illesi invece i due autisti dei mezzi pesanti. Sul posto anche ANAS e la polizia stradale che ha chiuso la superstrada fino a mezzogiorno per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di legge. Ancora a cronaca, sono tornati i predatori delle marmitte catalitiche. Dopo i colpi messi a segno il mese scorso nella zona di Sottomonte a Pesaro, questa volta i ladri sono entrati in azione a Sassonia di Fano, ai danni di una Citroen C3 che una donna aveva parcheggiato sotto casa nella pubblica via. Il furto, che è stato denunciato ai carabinieri, è stato messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. In genere i malviventi alzano l'auto con un cric, poi con un frullino tagliano la marmitta e se ne vanno. Un bottino allettante, visto che all'interno del tubo di acciaio sono contenuti diversi metalli preziosi come il palladio, il platino e il rodio. Inoltre pare che le utilitarie prese di mira negli ultimi mesi siano state proprio le C3 e le Toyota Yaris. Un colpo che ora la vittima costerà 2.840 euro per acquistare il pezzo originale. Ci spostiamo a Calcinelli, dove intorno alle 14.30 è divampato un incendio di sterpaglie all'interno di un'area situata in via Sant'Egidio, nella quale è presente un cantiere fermo, ci dicono, da circa 13 anni. Ad andare in fiamme 150 metri tra rovi ed erba incolta, sul posto sono intervenuti i pompieri di Fano con 2 mezzi. Si pensa che l'origine del rogo sia accidentale, essendo partito dal bordo della strada. Si è conclusa con il tradizionale spettacolo pirotecnico la 63esima edizione della Festa del Mare a Fano. Ieri mattina, durante le celebrazioni, il vescovo Armando Trasarti ha annunciato che il prossimo anno andrà in pensione. Il presule ha poi lanciato un appello alle istituzioni locali affinché intervengano per sostenere il settore della pesca. Ha seguito per noi la cerimonia Filippo Pucci. Il mare mosso non ha impedito di festeggiare anche quest'anno la Festa del Mare, arrivata alla sua 63esima edizione. Il tradizionale appuntamento è partito con la cerimonia di alzabandiera al Monumento dei Caduti di via Nazario Sauro.
corteo poi si è spostato sul molo di Ponente fino al Faro Verde per rilasciare una composizione floreale davanti alla Statua della Tempesta, realizzata nel 2004 in occasione del quarantennale della tragedia dell'8 giugno 1964, quando la costa fanese fu interessata da un grosso fortunale. Dona il riposo eterno ai nostri cari defunti sul mare. Stendi la tua mano benedicente sul nostro mare. Le condizioni climatiche che ieri mattina hanno interessato Fano con un vento di bora hanno impedito l'uscita in mare delle imbarcazioni per il tradizionale giro in barca. Per questo è stato deciso di gettare una corona d'alloro in memoria di tutti i caduti da uno dei quattro quadri sul molo. Festeggiare significa dare valore a quello che rappresenta il legame della nostra città con il mare. Il mare ha tanti significati, ha tanti valori. La festa è per ricordare chi non c'è più, ma è anche guardare il presente, guardare il futuro e celebrare tutti gli attori del mare, dal mondo della pesca, dal mondo del lavoro, dal mondo di chi il mare lo tutela e lo difende. Insomma, è un bel momento. Alla presenza delle cariche civili e militari, nella piazzetta antistante il monumento dei caduti, si è svolta la consueta celebrazione eucaristica presieduta dal parroco del porto, padre Gianfranco Casagrande, ed Armando Trasarti, che dal prossimo anno andrà in pensione. Il vescovo, durante l'omelia, ha ricordato diversi temi come il lavoro e il commercio, stimolando le autorità locali. La festa del mare è una bella giornata da rivitalizzare, non farla morire e motivarla ancora di più. Ricordiamo i morti in mare, ed è giusto, però dobbiamo ricordare anche quelli che lavorano sul mare oggi, i pescatori, quelli che lavorano sul turismo, tutto il settore turistico, alberghiero, e dobbiamo ricordare anche i tanti amici che vengono a passare un po' di tempo in questo santuario della natura, che è il mare e la collina di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola. Al termine della messa è stata deposta un'ulteriore corona d'alloro al monumento sotto l'occhio vigile del quadro dedicato alla Madonna del Porto. Infine, il sindaco di Fano ha consegnato delle targhette a 6 lupi di mare classe 1940, Gianfranco Balestrini, Enzo Fabroni, Giuliano Fulvi, Giovanni Pellegrini, Graziano Polli e Giorgio Santoni. Il lungo fine settimana dedicato alla festa del mare si è conclusa con il tradizionale spettacolo pirotecnico. Rimaniamo sul lungomare di Sassonia, dove dallo scorso fine settimana è possibile fare un viaggio alla scoperta del mare, delle sue genti e della pesca locale con il progetto Fano Marinara. Lo ha presentato l'assessore Etio Lucarelli. Dalla pesca nei quadri a quella strascico, dal quartiere dei pescatori fino alla lavorazione delle vongole e all'assa del prodotto ittico locale, Fano, città marinara da generazioni, ha arricchito l'offerta turistica con un nuovo percorso alla scoperta delle meraviglie del mare e del mondo della pesca. Grazie all'installazione di 8 totem informativi fissati in altrettanti punti di interesse, fanesi e turisti potranno fare un viaggio virtuale alla scoperta dell'attività dei pescatori, ancora oggi rappresentativa di una tradizione millenaria e di un insieme di valori economici e culturali che si sono mantenuti nel tempo. Il nuovo progetto, che racconta in modo approfondito attraverso video, immagini, interviste esclusive tutto ciò che riguarda ogni tappa, è promosso dal Comune di Fano su impulso del piano strategico per il turismo. Questo totem Fano Marinara, che racconta della pesca tradizionale, quindi è il punto d'inizio, ci dà un'idea di quello che è stata la pesca per la città di Fano, del suo forte legame con le persone, con i lavoratori che ancora si possono trovare in questi angoli di città. Ecco. Quindi arrivando qui semplicemente ad oggi si può scansionare questo QR code presente e prossimamente si potrà anche dal nostro ufficio IAT, che è qui vicino, noleggiare un'audioguida per essere accompagnati con questa guida e quindi girare nei luoghi della nostra marineria, oppure si potrà anche richiedere una guida che magari potrà realizzare un tour che gli porterà appunto in questi luoghi fatto in gruppi, e quindi ecco la possibilità comunque di vivere appieno nelle complete suggestioni, magari in un orario come questo,
ecco, le vere, l'essenza della nostra città. L'installazione di questi totem è un primo passo della valorizzazione culturale. Perché? Perché qua abbiamo proprio un progetto vero che abbiamo intenzione di portare avanti, ne stiamo ragionando in questi giorni con il sindaco Seri e con la giunta, perché proprio vorremmo realizzare una riqualificazione, vorremmo che questo diventasse una sorta di museo a cielo aperto, con una serie di installazioni, quindi a breve, adesso non svelo di più perché a breve presenteremo un progetto, ma con una serie di installazioni che proprio dovranno raccontare la nostra marineria. Lo abbiamo detto più volte, tra l'altro anche con un museo del mare che dovrà essere l'ex asilo Manfrini, che abbiamo già progettato la sua riqualificazione e quindi quello diventerà un punto strategico, quindi immaginiamoci in un futuro questa fantastica passeggiata che parte da Darsena Borghese, arriva in questi luoghi e insomma si racconta. Quindi abbiamo tanti luoghi, tante suggestioni da vivere, quindi consiglio a tutti di provare questo tour, magari in compagnia di altre persone. Lo si può fare oggi semplicemente col cellulare, con degli auricolari per sentire appieno quelle che sono le voci, le musiche e le suggestive immagini che arrivano da questi video realizzati. Vorremmo darci un tempo da qui a 2 anni circa per arrivare a un progetto definitivo, vero, suggestivo di racconto della nostra città. Con una delibera d'iniziativa dell'assessore alla sanità, le Marche, tra le prime regioni d'Italia, hanno reso operativo il bonus psicologo. Si tratta dell'applicazione della misura stabilita da una legge, considerato l'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Alle Marche sono stati assegnati 257.000 euro ed è possibile presentare la domanda sul portale dell'INPS. Il contributo va dai 200 ai 600 euro in base all'ISEE, che comunque non deve essere superiore a 50.000 euro. Le graduatorie poi resteranno valide fino ad esaurimento delle risorse e il beneficio deve essere utilizzato da uno psicologo individuato in un apposito elenco entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Parliamo ora dei centri estivi di Fano, che sono sempre più inclusivi grazie alle ore aggiuntive per i ragazzi diversamente abili. A parlarci del progetto è l'assessore Dimitri Tinti con Francesca Petrini della cooperativa sociale Polis. È partito un importante progetto per i centri estivi di inclusione sociale. Di che cosa si tratta? Ma sì, i centri estivi sono sempre delle belle esperienze di aggregazione, di socializzazione, di incontro per tanti ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Come servizi sociali tutti gli anni integriamo con ore aggiuntive di assistenza educativa anche nei confronti di ragazzi, ragazze, bambini e bambine con disabilità, e quindi è un potenziamento e quindi i centri diventano sempre più inclusivi. Ecco, quest'anno, grazie anche al progetto che ci ha messo a disposizione la Polis Società Cooperativa con nei centri Jump, siamo riusciti a mettere ore aggiuntive, quindi 30 ore in più per ogni ragazzo con disabilità, e quindi questo dà l'idea davvero di quello che io chiamo sempre il welfare di comunità, cioè dove al comune, ai servizi sociali e quindi alla parte pubblica, grazie a sinergie virtuose con il privato sociale, si riescono a realizzare servizi sempre più inclusivi che vanno a migliorare e a promuovere il benessere, soprattutto in questo caso dei più giovani. È un bisogno che è stato rilevato negli anni dalle famiglie e dai genitori con figli con disabilità. E quindi abbiamo deciso di proporre questo progetto, l'abbiamo chiamato Facciamo Rete e abbiamo trovato dei sostenitori. Quindi i centri estivi Jump hanno innanzitutto preso contatti con i servizi sociali, con i servizi sociali ci siamo messi d'accordo, abbiamo visto un po' il tipo di bisogno che c'era, il numero dei bimbi, le famiglie eccetera, e poi intorno a noi si sono agganciate, unite alcune realtà che lavorano con il sociale e che sono sensibili a questo argomento. Uno tra tutti è proprio il club anziani qui a Baia Metauro, che ha contribuito anche economicamente, oltre ad altri due sponsor che
sono la Profiglas e Biciclette Eusebi, che sono due sponsor che da anni sono vicini ai centri estivi Jump e quindi hanno voluto sostenere proprio questo progetto in modo particolare. Inoltre, visto che sono in fase di ringraziamento, ringrazio anche la GFI, che è un'associazione genitori figli per l'inclusione, che ci ha aiutato nella realizzazione, e la Cosmarche, con la quale abbiamo collaborato perché abbiamo deciso di fare in modo che queste 30 ore aggiuntive fossero realizzate dallo stesso educatore che fa le 40 ore, quindi comunque tramite la Cosmarche siamo riusciti a fare anche un progetto di continuità a questi bimbi. Si sposta dal Pincio alla Rocca Malatestiana l'evento Birra d'Augusto, che torna a Fano dal 12 al 16 agosto. Tra le novità, due cooking show, momenti di approfondimento e la birra per cani, un alimento proteico e senza luppolo. Le migliori birre artigianali, musica dal vivo e cibo per tutti i gusti fervono i preparativi per la 12ª edizione di Birra d'Augusto, l'appuntamento estivo che dopo 2 anni torna alle origini con stand, concerti e momenti culturali. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Culturale Fortuna Dea con il patrocinio della Regione e del Comune, quest'anno si svolgerà da venerdì 12 a martedì 16 agosto nel centro storico di Fano, ma non più nella zona del Pincio, bensì in via 24 Maggio e nei giardini Biancheria e Morelli, con la Rocca Malatestiana che farà da sfondo alle 5 giornate dell'evento. E la prima novità è il cambio di location, che per noi è stato importante. Abbiamo ristrutturato però l'evento esattamente con il format storico che l'evento ha, quindi degli stand che in totale saranno 20, suddivisi tra 12 birrifici artigianali, di cui 8 regionali, quindi prettamente marchigiani, e 7 di questi 8 sono proprio della nostra provincia, quindi abbiamo voluto dare una rilevanza fondamentale a quello che è il nostro prodotto locale e il prodotto appunto artigianale marchigiano. E poi abbiamo 7 food truck che proporranno delle ricette chiaramente locali o regionali, quindi avremo delle specialità ad esempio abruzzesi, pugliesi o toscane. Dal 14 al 16 agosto lo voglio precisare che il toscano con la carne fiorentina sarà presente su 3 giorni su 5. Quindi mancherà il 12, mancherà il 13, ci mancherà tutti, però vi aspetta appunto calorosamente dal 14 agosto. E avremo anche delle piccole novità anche lato food, che sono un hamburgeraio che fa delle proposte americane, stile americano, quindi hamburger di Black Angus, hot dog e corn dog, e il churros come novità dolce, che è un dolce appunto della regione iberica, principalmente latinoamericana. Quindi un tocco internazionale principalmente sul cibo. Non mancherà il bar con caffè, bevande e l'altra novità, una birra per cani, 100% italiana, non alcolica e senza luppolo. Si tratta di un alimento proteico studiato e realizzato per gli amici a quattro zampe da un'azienda di San Benedetto del Tronto insieme ad una ditta veneta. Spazio anche alla musica, con 10 band locali che si esibiranno dalle ore 19.30 e dalle ore 22, mentre altre chicche in ambito culinario riguardano i cooking show che si terranno il 12 e 13 agosto alle ore 19 ad opera dello chef Antonio Bedini, delegato regionale dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani. Per partecipare all'iniziativa, nata in sinergia con Confesercenti, sarà necessario prenotare, il costo è di 15 euro a persona. Utilizzerò la birra non come bevanda, ma utilizzerò la birra soprattutto come un alimento, perché a mio avviso è soprattutto un alimento, perché riesce a dare, coniugare tutti gli aromi, i profumi, i sapori degli alimenti classici, dei prodotti classici con la birra, e vengono, con la birra vengono esaltati. Che tipo di birre verranno utilizzate? Utilizzerò una birra chiara, una birra ambrata, una rossa e una scura, 4 tipologie di birre diverse per 4 prodotti diversi. Infatti il menù è un po' variegato, in quanto faremo un riso, faremo un piatto di pasta, faremo un carpaccio, faremo un consciotto, un giambonetto di pollo, delle verdure che verranno fatte abbinate anche a del curry, in modo da dare anche un pochino di esotico, che oggi può anche piacere ai ragazzi, visto che la birra è, a mio avviso, è anche una bevanda, ma una bevanda giovane. I 2 momenti di approfondimento saranno invece proposti in collaborazione con l'Associazione Le Donne della Birra. Si svolgeranno il 12 e 16 agosto alle ore 21 nell'area antistante al palco. Il primo si chiama Augustus Fest
e in onore un po' ovviamente delle birre d'Augusto, ma richiamando un po' l'Oktoberfest. Faremo un piccolo viaggio nel tempo, dove affronteremo tutto un po' la storia della birra e inframmezzata, quindi dalle origini ai giorni nostri, da quattro degustazioni che richiamano naturalmente gli stili birrari più comuni. La degustazione è gratuita per chi è seduto, quindi verrà servito con queste quattro birre. L'ultima serata invece ci sarà Sorsi Diversi. È un format creato dall'Associazione Le Donne della Birra, dove si parla di letteratura, quindi sono stati selezionati alcuni brani che non sempre richiamano proprio la parola birra, ma le sensazioni, le atmosfere che richiamano, diciamo, l'assaggio e la degustazione di quel certo stile birrario. E anche in quell'occasione ci sarà la degustazione gratuita di quattro birre diverse dei produttori presenti a Birre d'Augusto. Ed è stata ricevuta in comune l'atleta fanese Alice Pagliarini, reduce da una serie di successi nello sport e nella vita. Doppio successo al Festival Olimpico della Gioventù Europea in Slovacchia, l'atleta fanese Alice Pagliarini, 16 anni, è tornata a casa con due ori nei 100 metri individuali e nella staffetta femminile, medaglie iridate che fanno seguito ad altri prestigiosi risultati, come le medaglie d'argento conquistate nella staffetta ai campionati europei Under 18 di Gerusalemme e nei 60 metri ai campionati italiani indoor Under 18 di Ancona. Alice è salita sul gradino più alto del podio anche a Pescara nei 100 metri durante i campionati italiani studenteschi. La giovane è stata ricevuta in comune dall'assessore allo sport Barbara Brunori, dal dirigente scolastico Samuele Giombi e da alcuni docenti del Nolfi Apolloni. Sono state due bellissime esperienze. La prima è stato il mio primo campionato europeo, quindi la mia prima gara importantissima e in maglia azzurra, che è una bellissima emozione, un bellissimo traguardo e porta tantissime soddisfazioni. E poi essere ritornata anche a casa con una medaglia d'argento è un'emozione incredibile e è stato davvero bellissimo. E la seconda gara invece, gli Elioff, sono stati ancora più belli perché sono tornata a casa con non una ma due medaglie d'oro, che ovviamente era quello che io... diciamo era l'obiettivo che mi ero posta andando lì, e quindi sono contentissima di entrambe le gare, bellissime emozioni, bellissime esperienze. I tempi conseguiti? Nei 100, 11:69, mi sono avvicinata al mio personale, e in staffetta invece abbiamo fatto 2:11, e non mi ricordo bene, però non abbiamo fatto il nostro miglior tempo. A Gerusalemme eravamo andate meglio perché c'erano anche altre ragazze di età più grande. Ora ci sono altre gare in vista? Allora, quest'anno ho finito le gare importanti, faremo una gara a settembre, che è un campionato di società, e poi vediamo il prossimo anno di gare importanti, il prossimo anno ci saranno i campionati italiani e poi vediamo come andrà. Assessore, Alice continua a stupire ma anche a rendere orgogliosi tutti noi fanesi. Sì, Alice è Alice delle meraviglie, vince su tutto, vince veramente sullo sport, vince all'individuale, vince in staffetta, è un vero talento di cui la città di Fano va orgogliosa, non a caso spesso la incontriamo proprio per darle anche il sostegno giusto e riuscire ad arrivare sempre più in alto. È una ragazza dal basso profilo ma dagli alti risultati, questo dimostra che la perseveranza, la dedizione ma anche la serietà con grande senso di responsabilità nello sport paga. Giombi, tanto impegno non solo nello sport ma anche nello studio. Sì, infatti noi siamo molto contenti perché Alice ha conseguito risultati eccelsi nel suo campo sportivo, ma per noi come scuola è altrettanto importante il fatto che abbia saputo conciliare questo impegno molto gravoso ormai, perché parliamo di livelli internazionali, molto gravoso anche con un impegno scolastico e con risultati scolastici di buon livello, di ottimo livello, questo è molto importante. Lo sport dà disciplina, insegna la disciplina, e la disciplina aiuta a gestire bene il tempo anziché sprecarlo in modo vano con tanti social o videogiochi di vario genere.
cosa che per i nostri giovani oggi è una tentazione gravosa, micidiale, e questo ha una ricaduta anche molto importante per quanto riguarda poi la gestione del tempo di studio. Quindi un esempio anche per tutti i compagni. Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Filippo Cocco, 34 anni di Riccione, ieri pomeriggio ha vinto la 49esima nuotata lunga, oltre 200 i partecipanti dagli 11 agli 83 anni che dalla spiaggia libera di Gimarra sono arrivati tra l'entusiasmo del pubblico al Lido di Fano. Secondo classificato Alessio Spelonchi, riminese di 35 anni, e terzo Luca Di Jacopo, pesarese di 55 anni. Tra le donne invece ha prevalso Elisa Mariotti. Al circuito Marconi invece è andata in scena la prima edizione della Notturna Fanese, una manifestazione podistica organizzata dal gruppo Fano Corre Lamberto Tonelli. Presenti circa 250 persone che con le loro canotte hanno colorato il percorso che prevedeva per i più allenati la 10 km e per gli altri i 5 km, oltre alle mini podistiche per i più piccoli. La gara, che è inserita nel secondo multicircuito di podistiche organizzato dal CSI di Fano, ha visto trionfare Marco Zanni, portacolori della società Misano Podismo, con il tempo di 33 minuti e 3 secondi. Per la categoria femminile ha vinto Sara Durazzi dell'Atletica Senigallia con il tempo di 38 minuti e 22 secondi. Ad impreziosire la competizione, l'assegnazione dei titoli di campione regionale di categoria, messo in palio dal CSI Marche, oltre ai riconoscimenti messi a disposizione dall'Avis Fano per la donatrice e per il donatore più veloce. Con lo sport chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo che domani mattina alle 7 torna l'appuntamento con l'informazione e il commento alla stampa condotto dal direttore Marco Ferri. Invece il nostro numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni è sempre lo stesso, 338-4968-250. Buona serata a tutti e arrivederci a domani.